La legalità è il tema centrale dell'incontro dibattito che si è tenuto questa mattina a Lioni, un evento organizzato dal Forum dei Giovani Locale in sinergia con l'amministrazione comunale della cittadina altirpina e con l'Istituto Superiore Vanvitelli. L'iniziativa, che ha visto anche la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, è stata molto attesa ed apprezzata dai ragazzi, che si sono confrontati con il PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Catello Maresca, che ai microfoni di Telenostra è stato chiaro e deciso, dicendo che il primo baluardo della legalità è proprio la società civile. Non ci sono confini per parlare di legalità, per parlare di lotta alle mafie, per parlare di recupero sociale, di impostazione anche di vita, se vogliamo, perché quegli anticorpi che sono indispensabili ormai per prevenire la malattia, il cancro della mafia, vanno seminati e introdotti in ogni comunità. Complimenti a queste realtà che sembrano lontane da certi fenomeni, sembrano lontane da certe realtà, ma che già si attrezzano per mantenere alta la guardia. A Sant'Angelo dei Lombardi ed Ariano Irpino c'erano due tribunali soppressi, erano un paladino della giustizia in questi territori che iniziano a non essere più un'isola felice. Io però non drammatizzerei quando vengono meno dei presidi, perché se ne possono fare altri, perché la stessa società civile si può fare presidio e barriera contro poi le infiltrazioni mafiose. Anzi, la società civile deve essere il primo presidio, quello reale, quello che riesce a intercettare immediatamente sul territorio i pericoli e comincia ad alzare questa cortina e questa barriera per dire qui comandiamo noi, non comandano le mafie, qui ci siamo noi, non c'è l'illegalità, non c'è la droga, non c'è la devianza sociale che poi porta inevitabilmente a certi fenomeni gravi.